c'è stata a preoccuparsi, mi inizia a preoccupare seriamente. C'ho paura che danno l'ergastolo a mamma, cioè nel senso, allora leggo sui giornali, stanno a lavorare per i giovani, stanno a risolvere i problemi, mo addirittura dice che se tu, se dei figli non vanno alla scuola, no, assenti, alla scuola dell'obbligo chiaramente, no? E non sono giustificati in modo opportuno, mo a sapere che significa, a un certo punto te danno 2 anni, cioè al genitore che non manda i figli, o magari i figli non vanno alla scuola, ma sapere fanno festa o quello che è, praticamente gli danno 2 anni, considerato che io andavo alle scuole superiori, era tutta la festa, per centinaia di giorni l'anno lo facevo, gli danno l'ergastolo. No, vabbè, se vuoi leggere, magari se riesco metto pure l'articolo, andatevelo a vedere perché è veramente un'opera di bene. Finalmente abbiamo capito quali sono i problemi dei giovani, il fatto che frequentano poco la scuola. Meno male che ci stanno tante iniziative positive, gioco di cui non vado oltre, perché sennò mi chiudono il canale, sono sicuro. Però sta notizia era troppo bella e speriamo non abbia un'efficacia ex nunc, cioè un'efficacia retroattiva, perché se c'è un'efficacia retroattiva la gran parte di noi ha messo in mezzo i quei genitori. Vabbè, no, non è BDSM, no, è BDR, ok? BDSM si sa mai sempre, eh? Vabbè. Mandate i figli alla scuola e auguriamoci che non abbia efficacia retroattiva, ovvero efficacia ex nunc, ma sia, come dicono i giuristi, ex tunc, applicabile da oggi. Mandate i figli alla scuola e non pazziate, qua si scherza più. Vabbè, un abbraccio a tutti e buona scuola.